uno spartiacque nella storia d'Italia il cui racconto deve essere tramandato soprattutto ai più giovani. Il 16 marzo 1978 il presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro veniva rapito in via Fani a Roma da un comando delle BR che trucidò i 5 componenti della sua scorta. Lo stesso Moro venne ucciso dopo 55 giorni di prigionia nella notte tra l'8 e il 9 maggio e il suo corpo venne ritrovato la mattina dopo in una Renault rossa in via Caetani, a metà strada tra quelle che erano allora le sedi della DC e del PC. Una memoria che torna attuale a pochi giorni dal 41esimo anniversario del rapimento celebrato nella nuova sede del Consiglio regionale della Puglia da una mostra con le prime pagine della Gazzetta del Mezzogiorno di quei giorni. Proseguiamo nel percorso commemorativo per ricordare l'opera e la figura di questo grande statista pugliese e lo facciamo perché riteniamo che quei pensieri siano di straordinaria attualità. E nello stesso tempo con la mostra attraverso le prime pagine della Gazzetta del Mezzogiorno compiamo anche un atto di straordinaria solidarietà verso la Gazzetta del Mezzogiorno che vive un momento difficile e ci auguriamo che anche con questo nostro contributo la Gazzetta del Mezzogiorno possa tornare tranquillamente, soprattutto per tutti gli operatori, i giornalisti, i poligrafici, possa tornare tranquillamente nelle edicole, perché la Puglia senza la Gazzetta poi si impoverisce in termini culturali e politici. Presidente, c'è anche un lavoro importante sulle scuole, cioè i protagonisti di oggi sono i ragazzi, ragazzi che ovviamente non c'erano all'epoca e che devono conoscere questa storia. Come dirò fra poco, ho trovato nelle scuole, quando abbiamo discusso di quella terribile vicenda dell'assassinio di Aldo Moro, ho trovato da parte degli studenti, che molti non conoscevano quelle vicende, una grande incredulità e un grande sgomento, ma una straordinaria attenzione. Ho visto studenti delle scuole superiori, delle università, ascoltarci, partecipare per ore, perché ho visto uno straordinario interesse a capire quella pagina oscura della storia del nostro paese. Un allestimento che per certi versi ci dà anche emozione, suscita anche commozione per la vicenda tragica che ha colpito il presidente della Democrazia Cristiana e naturalmente la Gazzetta in quei giorni, a mio avviso, ha svolto un ruolo importante. Ha svolto un ruolo importante perché, a differenza di tutte le altre testate italiane, scelse da subito, con il direttore Lorenzo Valentini, scelse da subito di sposare, anzi di proprio cavalcare, di essere proprio la portatrice della linea della trattativa, che non era una linea ostile alla linea della fermezza, ma alla linea dell'immobilismo, perché in quei giorni non fu tanto la fermezza, ma l'immobilismo, il fatto che per ragioni varie, anche legate a una sorta di raptus statolatrico, per cui sembrava che tutto quello che venisse fatto in nome della difesa di una concezione anche astratta dello Stato dovesse essere accettato. Quindi la Gazzetta ebbe anche questo ruolo, insieme a poche altre persone e istituzioni, di proprio rappresentare una stecca fuori dal coro e tutto questo in difesa della vita di Aldo Moro. Tra l'altro, i fatti successivi hanno confermato che probabilmente sarebbe stato giusto che anche altre istituzioni che in quel modo e in quei giorni avevano avuto la possibilità di poter intervenire, di poter decidere, si fossero adeguate a quel tipo di atteggiamento e di linea di condotta nei confronti di coloro che avevano portato Moro nella cosiddetta prigione del popolo. Direttore, c'è un grande valore della testimonianza perché i protagonisti di oggi sono i ragazzi che attraverso anche il giornale possono riscoprire quei giorni e cosa è successo in quei giorni. Sì, un paese, l'Italia, senza memoria, spesso dimentichiamo anche le cose che sono accadute qualche momento prima e indubbiamente quei giorni rappresentano uno spartiacque per la vita del paese. La Prima Repubblica finisce con la fine di Moro e quindi i ragazzi, il fatto di poter così confrontarci con i ragazzi, di poter ricordare ai ragazzi quella che è stata la storia del paese e quella che è stata la personalità di Moro nella conduzione di una nazione che è sempre stata, soprattutto all'indomani della guerra, ancora così una nazione che non aveva ancora superato, ecco, la guerra civile, tutta la contrapposizione fra i blocchi, quindi in Italia era
questa vicenda sentita in maniera molto molto più significativa anche rispetto ad altre nazioni. Moro già nel 1944 si poneva il problema di superare la logica dei blocchi. Moro non era un comunista e non avrebbe voluto il compromesso storico, lo considerava il rapporto di collaborazione con il Partito Comunista un rapporto transeunte, non un rapporto permanente, ma questo era importante perché significava creare le basi per la legittimazione democratica e soprattutto reciproca fra le forze in campo. Questa è la lezione che lui lascia ai ragazzi ed è una lezione particolarmente attuale oggi, con tentativi sempre all'opera di delegittimazioni reciproche. Quindi la lezione democratica di Moro è soprattutto questa, un po' volteriana, cioè non sono d'accordo con quello che dici, ma lotterò fino alla morte perché uno possa esprimere quello in cui crede. Una mostra aperta fino al 9 maggio, destinata soprattutto alle scuole, a partire dai 5 istituti protagonisti dell'inaugurazione. In genere la percezione che si ha nella scuola della storia è nel ritenere che sia qualcosa che riguarda il nostro passato e quindi diciamo secondaria rispetto al progetto di vita, di cittadinanza. In verità così non è. Non lo è perché il nostro progetto di vita e quello del futuro si calibra sul percorso che finora è stato fatto. In questa occasione c'è il valore aggiunto della documentazione. La documentazione ci porta a scoprire in condizione di realtà gli avvenimenti e far sì che ogni cittadino riesca a trarne la propria considerazione personale, non soltanto quella che viene loro trasferita dai testi, dai libri o da altre mediazioni. Il concetto di cittadinanza quindi sta nella consapevolezza e nella possibilità di scelta che si manifesta proprio sulla consapevolezza. Quanto a Moro, ovviamente questa consapevolezza si fonda su una figura che ha una declinazione plurima, da studioso di diritto a politico, a docente, e quindi diciamo questa sua proietà, io stesso ho studiato sui libri di Moro diritto penale, quindi questa sua proprietà di intellettuale, di persona, calibrata anche con un registro etico molto forte, costituisce veramente lo spessore che deve aiutare i ragazzi a riflettere e quindi anche a riprendere la storia come attualità. Una memoria che continua a far discutere, viste le polemiche scoppiate per la presenza di Alberto Franceschini, fondatore delle Brigate Rosse, tra i relatori di due eventi che nei prossimi giorni si terranno a Bari e San Nicandro. Polemiche infondate, secondo Gero Grassi, ex presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul rapimento e l'omicidio di Aldo Moro. Non c'è un incontro del 14, c'è un progetto Moro Educatore nel quale per due anni magistrati, procuratori nazionali antimafia, professori universitari spiegano ai docenti di Puglia che cos'è il caso Moro. Una di queste puntate è di Alberto Franceschini, brigatista che non ha mai ucciso nessuno e che viene a dire: scusate, abbiamo sbagliato, non copiateci. C'è quindi un percorso, cioè Franceschini è un po' un simbolo di un percorso anche di comprensione di ciò che sono stati quegli anni. Non solo, Franceschini è uno che dice che in Via Fani non c'erano solo le Brigate Rosse. Dice che le Brigate Rosse sono state utilizzate da servizi segreti italiani e stranieri per uccidere Moro, quindi credo che sia una voce autorevole in un campo nel quale noi abbiamo bisogno di recuperare la verità. C'è necessità di indagare ancora, di portare alla luce nuove verità sul caso Moro? Guardi, rispetto alla conclusione della commissione d'inchiesta, nessuno si indigna che esiste un filmato che ci dice chi ha rubato le borse di Moro in Via Fani. Quel filmato dice che la borsa l'ha presa un ufficiale dei carabinieri che era scortato da due generali dell'esercito. Credo che l'indignazione del paese debba essere di gran lunga superiore rispetto a polemiche strumentali. Aldo Moro è patrimonio dell'umanità che il Consiglio regionale della Puglia sta riattualizzando ed esportando nel mondo scolastico, in quello associativo, in quello delle biblioteche, in Puglia e in Italia.
La Gazzetta con queste prime pagine ci riporta un po' il clima di quegli anni, ci riporta proprio indietro di 41 anni. Pagine ingiallite che raccontano un'Italia che non esiste più, ma raccontano soprattutto pezzi dello Stato che hanno contribuito ad uccidere Moro. Cosa resta oggi di Moro? Resta la volontà del popolo italiano di conoscere la verità e resta un patrimonio di umanità immenso, perché nel 41, quando c'era il fascismo, Moro disse: la persona prima di tutto.